Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi il primo video in collaborazione con Bitpark. Diciamo che questa è la prima parte del video, poi praticamente nello stesso video troverete anche il seguito. Allora, questo è il codice dei cristalli di fluorite e come vedete li ho già posizionati in questo stampo, in questa formina, con lo scotch sotto perché andrò a farmi lo stampo di questi cristalli. Allora, sto utilizzando la resina della Reschimica, la R20, e questa dunque si utilizza 1 a 1, quindi adesso peso la mia resina, di là vi metto tutto velocizzato e poi dopo proseguiamo. Ok, lo stampo si è indurito, quindi andiamo a vedere cosa ho combinato. Ok, perfetto, tiro fuori il mio stampo, eccolo qui, e adesso andiamo a tirar fuori questi cristalli. Ok, quindi aspettate che tolgo tutti i pezzi. Quindi lo stampo è venuto perfetto. Quindi il prossimo step, ragazze, è colare la resina in questo stampo e cercare di riprodurre questi cristalli. Bene, adesso vado a creare i cristalli con la resina perché voglio vedere come è venuto questo stampo. Quindi questi sono i cristalli che ho utilizzato, i cristalli di fluorite, li tolgo e ci concentriamo con la resina. Allora, mi sono preparata queste tracciatoline e questi colori qui. Allora, abbiamo il verde, il fucsia, il viola e il turchese. Ho già colato la mia resina e ho colato 15 grammi, 10 grammi, scusate, 10 grammi di componente A e 6 grammi di componente B. E adesso la vado a dividere in queste ciotoline, così farò le varie sfumature, cercherò di ricreare le sfumature dei cristalli. Di cristalli di pietra dura, insomma, ragazze. E qui mi è rimasto ancora un po'. Ok, così, un'altra po' qui e un'altra po' qui. Ok, perfetto. Allora, in questo vado a versare una goccina di viola e una di fucsia, in questo modo, uno e uno. Poi in questa qui una goccia di verde, eccolo qui, e qui vado a mettere una goccia di turchese, vado a versare, allora, ok, turchese. Bene, adesso vado a mescolare e poi vado a versare.
andiamo a vedere come sono venuti i cristalli. Allora, da fare ancora un piccolo riempimento, ma utilizzerò la resina UV, però sono curiosa di vedere come sono venuti. E vediamo anche lo stampo. Eccolo qui. Bello, bello, bello. Aspettate che vediamo anche gli altri, come sono venuti. Così. Poi ve li faccio vedere tutti insieme. Questo qui c'è troppa resina, per esempio. C'è qualcosa che da rifilare. Ecco qua, questo è da rifilare, però è da finire di riempire. Poi c'è questo. Ma che belli! Le punte sono venute tutte e due i lati, quindi perfetto. E vediamo l'ultimo. Allora, l'ultimo è così. Eccolo qui, e li vediamo tutti insieme. Allora, lo stampo è perfetto, è venuto benissimo, quindi sono contenta di insomma di averlo creato, perché comunque può sempre servire. Pensavo che questi cristalli fossero leggermente più grandi, pensavo che queste pietre fossero leggermente più grandi, mentre sono piccoline. E quindi questi posso semplicemente utilizzarli per decorare alcune, cioè, le creazioni con la resina. Magari se faccio i vassoi, se faccio altre alzatine, posso utilizzare questi cristalli. Quindi, ragazze, vado a finire di riempire i miei cristallini. Sono venuti veramente bene, lo stampo è perfetto. E quindi io vi consiglio questa gomma siliconica, perché è pazzesca, è veramente molto molto facile da utilizzare, non puzza rispetto alla gomma che prendevo prima, che praticamente aveva bisogno del catalizzatore liquido e puzzava da pazzi, mentre questa qui costa un pochino di più, ragazze, ma è veramente fantastica. Poi si dosa benissimo, perché io ho pesato 20 grammi di componente A, 20 grammi di componente B, e praticamente sono andata a unirli, quindi con una paletta di legno li ho, come avete visto nel video, li ho uniti insieme e poi li ho colati sui miei cristalli. Quindi lo stampo è perfetto, i cristalli sono venuti benissimo, solo che devo fare quel piccolo piccolo riempimento, quindi lo farò con un velo di resina UV trasparente. Allora, ragazze, vi faccio vedere come sono venuti i cristalli. Sono andata a ripassare, a riempire con la resina UV, e li ho fatti catalizzare sotto la lampada. Devo dire che sono venuti abbastanza bene. Alcuni magari si nota un po' di più l'aggiunta di resina UV, in alcuni mi perdo, non riesco a trovare dove ho fatto l'aggiunta, e devo dire che sono perfetti. Ecco, qui è dove ho colato, vedete, la resina UV. Comunque sono soddisfatta dei miei cristallini, che poi, come avete visto, li ho realizzati da pietre dure, quindi sono soddisfatta dello stampo, soddisfatta di come sono venuti i miei cristallini, che questi oltretutto possiamo utilizzarli anche come se abbiamo delle rimanenze di resina, possiamo versarli in questo stampo, no? Perché essendo piccolino, magari poche gocce bastano per riempirlo, e poi farsi un pochino di questi cristallini da utilizzare poi nelle varie creazioni. Quindi io sto pensando di utilizzare magari questi due per fare degli orecchini, come questi due, no, queste e questo insieme, non lo so, comunque un po' più particolari, per andare a abbellire sempre delle basi in resina per poi creare degli orecchini, oppure li potete utilizzare comunque a vostra fantasia, come più vi piace. Io vi ho dato queste idee, ragazze, perché comunque la gomma siliconica è veramente facile da utilizzare, questa qui che ho preso. Infatti non ci vuole niente, cioè fate il rapporto 1 a 1, quindi se usate, come ho fatto io, 20 grammi di A di componente A, usate 20 grammi di componente B. E quindi, e poi questa è una resina, scusate, sta resina, infatti pure nel video, inizio video, dico resina fissata sempre con la resina, cioè vabbè.
Questa gomma siliconica, ragazzi, asciuga in meno tempo, nel senso che vabbè che fa freddo, che non è periodo estivo, comunque in 4 ore, lì dice 3 ore è asciutta, però comunque in 4 ore la resina, ciao, la gomma siliconica asciuga ed è fantastica. Vale la pena spendere qualche soldino in più per avere una gomma siliconica super, veramente. E niente, quindi questo è il mio progetto in collaborazione con la Bead Park. E quindi vi ho fatto vedere come mi sono creata allo stampo e come sono venute poi le creazioni in resina. Perfette. Ragazze, fatemi sapere la vostra. Io vi saluto, vi mando un mega bacione resinoso e ci vediamo poi con il secondo video in collaborazione con la Bead Park e poi arriveranno anche i video per Linosi, ragazze. State tranquille che arriveranno. Ci sto lavorando, però vabbè. Qui mi serve di portare video veloci e ci vediamo con i prossimi video. Ciao!